pagina del Vangelo impegnativa. Cioè, più che impegnativa, la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato ci impegna, che è qualcosa di diverso. Che impegnativa significa che è difficile comprensione, magari, ma che ci impegna è che si capisce molto bene quello che Gesù ci vuole dire, ma non può lasciarci indifferenti. Ed è il filo conduttore di questa terza domenica di Quaresima, è l'acqua, è la sete. L'abbiamo visto nella prima lettura, l'abbiamo ritrovato nel Vangelo. Nella prima lettura il popolo di Israele stava nel deserto, e il deserto è un luogo dove si subisce l'aridità, e la siccità e la disidratazione. L'uomo può morire disidratato in pochissimo tempo, la disidratazione è una cosa che ti uccide, il popolo ti prova a non bere per un poco e muore. Siamo fatti per la maggior parte di acqua. Il nostro corpo è composto di liquido per la maggior parte, quindi vedete, l'acqua è qualcosa di vitale, anche se noi oggi lo consideriamo bene superfluo perché ne abbiamo tanta, non si sa fino a quando, però ne abbiamo tanta, quindi non ce ne accorgiamo e la sprechiamo per questo altro discorso. Ma l'acqua è un bene preziosissimo. Nel Vangelo Gesù ci parla di un'altra acqua, un'acqua che è ancora più preziosa dell'acqua del rubinetto. E vedete, forse, ripeto, oggigiorno è difficile capire il paragone prezioso tra l'acqua e l'acqua di Dio, perché noi abbiamo un rubinetto e ci esce l'acqua in casa, ma ai tempi di Gesù l'acqua era un bene ancora più prezioso, perché era difficilissimo da trovare. Tant'è che una donna aveva il compito nella sua casa di andare a prendere l'acqua al pozzo e poi di portarla in casa. Spesso ci si facevano lunghi tragitti a piedi per arrivare a questi pozzi. Poi con queste anfore pesanti si tornava a casa. Questa donna era la ricerca di un bene prezioso. Ma quale bene prezioso? Qual era la sete di questa donna? Cosa muoveva questa donna a cercare acqua, a cercare di dissetarsi? Qual è la mia e la tua sete oggi? Noi non abbiamo la sete di acqua, probabilmente, qualcuno sì, ma non perché siamo disidratati, perché magari abbiamo fatto colazione pesante. Vogliamo bere, no? Perché, ma non abbiamo un'esigenza profonda di acqua, ma abbiamo un'esigenza profonda di un'altra acqua. L'acqua che disseta il cuore, l'acqua che disseta l'anima, l'acqua che ci fa guardare dentro e ci fa essere felici. Abbiamo sete di felicità. Questa donna, anche lei aveva sete di felicità, non lo sapeva. E allora Gesù va incontro a questa donna. Donna, guardate queste parole, donna, aggettivo, samaritana, sono due parole importanti, perché uno, non si poteva rivolgere la parola a una donna così a Gesù, ci doveva essere una motivazione, o avevi intenzione di fare un progetto di fidanzamento, o ti dava il permesso tuo padre, o avevi un discorso lavorativo, materiale da fare, o se no un uomo non poteva rivolgere la parola a una donna così. In più questa donna era samaritana, e lo dice il Vangelo, tra i giudei e i samaritani non correva con sangue, ma non a livello di ciò, vabbè, tu mi sei antipatico, allora io con te non parlo. No, era una ferita profonda, una frattura strutturale tra i giudei e i samaritani. I samaritani erano coloro, come dicevano i giudei, che avevano tradito la legge di Dio, che avevano tradito Dio, che avevano cominciato ad adorare Dio fuori da Gerusalemme. Peccato gravissimo, perché per gli ebrei Dio stava solo a Gerusalemme. E tutti quelli che non adoravano Gerusalemme erano infedeli, e gli infedeli per gli ebrei di quel tempo dovevano morire, dovevano essere sterminati. E allora vedete, è ancora più grave il fatto che Gesù rivolge la parola ad una donna samaritana. Stava facendo una cosa che non sa da fare. Gesù fa parecchie cose che non sa da fare. Vedete, Gesù è diverso da noi. A Gesù non gli interessa fare bella figura con la gente, a Gesù gli interessa salvare la gente, a Gesù gli interessa amare, non gli interessa mantenere l'etichetta o salvare la faccia, no? Lo facciamo noi. Quindi già su questo avremo molto da riflettere. Il Signore va al pozzo e comincia a parlare con questa donna. Inizia questo lungo dialogo, avete ascoltato, il giorno di oggi era molto lungo, questo lungo dialogo tra Gesù e la Samaritana, che è ricco, è bellissimo. Ma la cosa principale qual è? Cosa si andava a fare al pozzo? La gente che faceva al pozzo? Vedete, il pozzo era un po' come il Facebook di oggi.
cioè era il luogo dove avvenivano gli incontri. Il Facebook, per chi esiste ancora, insomma, analogicamente, i giardinetti o la discoteca, era l'unico luogo dove maschi e femmine si incontravano senza parlare, però si incontravano, si guardavano. Attorno al pozzo si facevano i matrimoni perché le donne andavano a prendere l'acqua da portare in casa e gli uomini portavano il bestiame per abbeverare le carne, per darle da bere. Allora era l'unico luogo dove si sceglievano le donne. Dice che se mi piacciono mancanti, come così dice, guarda la padre, diceva voglio comprare la figlia. Così era più. Allora Gesù, qualcuno diceva che era molto semplice, avevi passato, mannaggia. Gesù, proprio al pozzo, vuole combinare il matrimonio con l'umanità decaduta. Vedete, la samaritana è il segno dell'umanità lontana, è il segno dell'umanità che non ha più speranza, è il segno dell'umanità peccatrice, è il segno di me e di te, che spesso ci siamo allontanati da Dio, dalla sua verità, dalla retta via, potremmo dire un termine dall'ortodossia, cioè dal giusto modo di amare Dio. E allora Gesù va proprio là e comincia a parlare con questa donna, inizia il dialogo. Portami tuo marito. Io non ho marito. Le dice Gesù, hai avuto 5 mariti. Anche qua, vedete? Gesù vuole far entrare questa donna, non ce la fate ancora, ci siete? Vuole far entrare questa donna in connessione con le sue ferite più profonde. Qual era la ferita principale di questa donna? Era ferita nell'amore. Relazioni. Lei non riusciva a vivere relazioni stabili perché non riusciva a sentirsi amata. Andava al pozzo a mezzogiorno, cioè significa che si vergognava perché a quelle latitudini non si va al pozzo a mezzogiorno. Mezzogiorno significa 50 gradi all'ombra e l'ombra non c'era. Quindi significava autodistruggersi. Qual era lo scopo di questa donna? Non voleva incontrare nessuno. Si faceva schifo lei stessa. Per la sua non sentirsi amata da nessuno, per il suo sentirsi peccatrice, cioè era la peccatrice in mezzo ai peccatori. Era proprio il peggio del peggio. E Gesù da qua, con chi si mette a parlare? Proprio con questa donna. Vedete, lei era ferita dell'amore. Io non ho marito. Tu hai avuto 5 mariti, e quello che hai oggi non è il tuo marito. Cioè questa donna entrava e usciva dalle relazioni perché era in cerca di una relazione che finalmente potesse soddisfare la sua sete. Non trovava l'amore vero perché non aveva mai incontrato Gesù Cristo. Una piccola nota sulle relazioni, vedete, soprattutto per i ragazzi, non loro, però tanti giovani oggi pensano di poter entrare e uscire dalle relazioni senza che questo comporti alcun danno al loro cuore. Si pensa che oggi, come consumiamo, qualsiasi cosa consumiamo, pure le relazioni allora stanno a posto. Non è così. Ogni volta che noi entriamo in relazione con un essere umano, noi ci lasciamo un pezzo di cuore. E se è una relazione 1, 2, 3, 4 e 5, significa che 5 parti del mio cuore io ho lasciato per strada. E significa che io avevo devastato come questa donna. Vedete, è importante comprendere prima di entrare in relazione con qualcuno se ci conviene oppure no, se è volontà di Dio oppure no, perché pure quella è vocazione, pure quella è volontà di Dio. Questa donna era devastata. E allora Gesù le dice tutto quello che lei ha fatto, cioè le fa prendere coscienza della sua ferita più profonda. Dice, guarda, quello è il tuo problema è un problema di amore, il tuo cuore è ferito, il tuo problema è un problema di relazione, tu hai bisogno di un amore più grande che possa soddisfare la tua sete di amore completamente. E questo amore, dice Gesù, sono io che ti parlo, a un certo punto Gesù lo dice. E allora vedete, noi siamo più avvantaggiati, noi per incontrare Gesù il pozzo di Sicar ce l'abbiamo qua perché l'hanno fatto Girolamo e Fernando, sono bravissimi, ma in realtà il vero pozzo di Sicar ce l'abbiamo qua. E questo, l'acqua della vita eterna, noi l'abbiamo ricevuta sulla fiducia, è l'acqua del battesimo. A noi è diverso, noi siamo già stati salvati,
da bambini quando siamo stati battezzati. Ora ci tocca solo entrare nella relazione con Dio. Un po' come succede ai samaritani, ce la facciamo quasi per l'ultima cosa. Questa donna incontra il vero amore, ritorna nel suo paese e comincia ad annunciare: ci ha incontrato il Messia, mi ha detto tutto quello che io ho fatto. La gente, per la parola di questa donna, va, lo vede, e poi che gli dice a questa donna? Dice: io non credo più per le parole tue, credo perché io ho visto che è proprio così, che quest'uomo è il Messia, che quest'uomo è l'amore. Ecco, questa è la parte nostra. Ci è stato annunciato il Vangelo anche stamattina. C'è un sacerdote, certo non è la donna samaritana, ma è il sacerdote porticese, che annuncia il Vangelo, e oggi noi vogliamo dire, non è più per le tue parole, caro parroco, come noi crediamo, ma perché noi lo vogliamo sperimentare, noi l'abbiamo incontrato. E allora ci torniamo a casa di carichi di gioia e cominciamo ad annunciare anche noi. Guarda, ci sta una speranza, un'acqua viva che Dio ci vuole dare, che è quella giusta. Momento giusto per sentirsi amati. E l'ultima cosa, veramente l'ultima, questa donna, l'abbiamo detto prima, non ricordiamo il termine, era proprio la peggiore tra i peggiori, diventa il numero uno degli evangelizzatori della sua città. Guardate l'opera di Dio, questo non mi stancherò mai di dirlo. Dio prende gli ultimi e li fa diventare i primi. Lo dice anche nel Vangelo, quindi saranno gli ultimi. Ora penso che in mezzo a noi non ci sta la prostituta del paese, no? Né io né nessuno di voi è la costituita del paese, eppure a volte ci sentiamo piccoli, ci sentiamo indegni, ci sentiamo troppo peccatori per fare l'opera di Dio. Guardate, se Dio ha preso la peggiore tra i peggiori e l'ha fatta diventare il numero uno degli apostoli della sua città, pensate di noi cosa può fare. Ma chiediamo al Signore veramente di sperimentare questa acqua viva e di avere il coraggio di annunciare, di darla ai nostri fratelli. Amen.